assestamento di bilancio. Riorganizzazione della rete ospedaliera. Contro la violenza sulle donne. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nelle sedute del 25, 26 e 27 novembre, ha esaminato, discusso e approvato l'assestamento al bilancio 2014. Inoltre, nella seduta del 25, l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. In primo piano. Nella seduta del 25 novembre, il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge sull'assestamento al bilancio 2014. Dopo l'illustrazione dei relatori, si è svolto il dibattito generale. Nella seduta del 26 è iniziato l'esame degli emendamenti e il documento finanziario è stato poi approvato in chiusura della seduta del 27 novembre. Nella seduta del 25 novembre l'assessore alla sanità Antonio Saitta ha svolto una comunicazione sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. Tra gli obiettivi della giunta, più assistenza domiciliare e territoriale, meno primariati, meno ospedalizzazione, più salute e sicurezza. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con interventi di tutti i gruppi consiliari. In breve. Svolta a Palazzo Lascaris per la giornata contro la violenza sulle donne, la presentazione delle azioni della Regione per contrastare e prevenire la violenza di genere. L'assessore alle pari opportunità ha annunciato lo stanziamento di circa 1 milione di euro per i centri antiviolenza e le case rifugio e l'ampliamento dei criteri per accedere al fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e di maltrattamenti. Poi le prime firmatarie della mozione dell'ordine del giorno per estendere il cosiddetto codice rosa alle aziende ospedaliere piemontesi, approvati all'unanimità dell'Assemblea, ne hanno illustrato i contenuti.